L'appuntamento con Fatti e Misfatti del giovedì sera, ben ritrovati a tutti, una puntata importante perché parleremo dell'ultima seduta del Consiglio regionale della Calabria, quella che si è svolta martedì a Palazzo Campanella, dove non sono mancate le polemiche e dove soprattutto le opposizioni hanno salvato il Consiglio. È stato infatti assicurato il numero legale grazie alle opposizioni. Tra poco ci collegheremo con Reggio Calabria, con il capogruppo della Casa della Libertà, il consigliere regionale l'onorevole Francesco Cannizzaro, per parlare di questa seduta e per fare anche un bilancio di quelle che sono state le sedute finora a Palazzo Campanella e soprattutto questo anno e mezzo di governo regionale con guida Mario Oliverio. Ma prima abbiamo il servizio relativo all'ultima seduta che si è svolta proprio martedì, dove naturalmente c'erano assenze importanti, tra cui quella del governatore calabrese e quella di diversi assessori di maggioranza. Il servizio. La seduta di ieri del Consiglio regionale è una pagina da dimenticare per la maggioranza del centrosinistra a causa del rinvio della stessa per mancanza di numero. Eppure l'ODG prevedeva il vaglio di importanti provvedimenti, nonché il tanto atteso question time, momento per dissipare alcuni dubbi che purtroppo non hanno ricevuto risposta per via dell'assenza degli assessori competenti. Il vicepresidente Antonio Viscomi ha cercato fino alla fine di scongiurare il rinvio, cosa però inevitabile. Escludendo il presidente della regione, Mario Oliverio, e l'assessore Russo che si trovavano a Ginevra per alcuni impegni istituzionali, aventi ad oggetto il porto di Gioia Tauro, numerosi erano gli assenti, quali gli assessori Rossi e Rizzo, arrivato in ritardo, i consiglieri di maggioranza Sculco, Sergio e Neri, mentre Ciconte, Cuccino e Bevacqua hanno lasciato l'aula prima del previsto. E di conseguenza la maggioranza si è ritrovata senza numeri, pertanto alla richiesta del consigliere regionale Mangialavori di verificare il numero legale, si è deciso di sospendere la seduta. Decisione che ha visto il chiaro disappunto del capogruppo del PD, Sebbi Romeo, che tramite un lavoro di mediazione ha permesso la ripresa dei lavori. I capigruppo di Forza Italia, Nicolò, della Casa della Libertà, Cannizzaro, del gruppo misto Orso Marzo e dell'NCD Aruzzolo, sono rientrati per l'approvazione della presa in atto del POR 2014-2020, passato soltanto grazie alla minoranza che mantiene il numero legale, e per l'informativa sulla decisione finale nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica. L'opposizione ha dichiarato pesantemente che l'assenza del presidente della regione, il quale riveste importanti deleghe di agricoltura, programmazione comunitaria, turismo e sanità, e dei numerosi assessori, significa il chiaro disinteresse per le questioni delle quali si sarebbe discusso in consiglio e che la mancanza del numero legale afferma il forte disagio di una maggioranza che va avanti alla giornata. Ciò nonostante, il consiglio ha approvato punti importanti, come l'adeguamento del provvedimento del registro tumorale, che non rispettava la normativa sulla privacy, la modifica delle due leggi regionali 30 dicembre 2015, numero 31 e 32, nonché il provvedimento circa le autorizzazioni degli studi odontoiatrici. Una seduta movimentata fra mugugni e lamentele, ma comunque non totalmente improduttiva. Una seduta movimentata, quella dell'ultimo Consiglio regionale della Calabria. Buonasera all'onorevole Francesco Cannizzaro, che abbiamo il piacere di ospitare nella nostra puntata di Fatti e Misfatti. Buonasera onorevole. Buonasera a te, buonasera a chi ci ascolta. Allora, dobbiamo dire che è stata una seduta, quella di martedì, molto movimentata. Cronaca sembra di una disfatta annunciata. Qual è il suo pensiero? Anche perché le opposizioni avete in qualche modo assicurato il numero legale in una seduta dove c'erano tantissime assenze. Ma cosa sta accadendo ultimamente? Anche perché abbiamo visto l'onorevole Francesco Cannizzaro molto critico nei confronti del governatore calabrese Oliverio, ma soprattutto del PD. Ma ovviamente la mia critica non è per presa di posizione o per partito preso, ma semplicemente perché credo che nell'ultima seduta del Consiglio regionale si sia segnato, a causa insomma di un atteggiamento poco responsabile da parte della maggioranza che sta governando questa regione, una delle pagine più buie e più brutte della storia del regionalismo calabrese. Un atteggiamento certamente irresponsabile, che chiaramente deriva anzitutto dall'atteggiamento di Oliverio, che diciamo deserta una seduta importante che era rivolta soprattutto al question time, ossia alle tante decine di questioni e interrogazioni che noi sin dall'inizio della legislatura abbiamo posto
al governo regionale, attendevamo risposte da diversi mesi e allora il presidente Oliverio, perché pare impegnato all'estero, ha desertato la seduta. Una cosa ancora più grave è che anche gli stessi assessori interessati alle questioni non hanno presenziato, e allora io credo, insomma, che questo dimostra plasticamente quanto siano attenti alle importanti questioni e problemi della nostra Calabria. Ma il teatrino politico, come io ebbi a definire proprio in aula, che si è registrato, deriva anche per quello che è poi realmente un po' lo sfaldamento del Partito Democratico anzitutto, ma dell'intera maggioranza, devo dire, quindi di tutte le forze politiche che stanno sostenendo e appoggiando il governo Oliverio, il governo di centrosinistra, nel momento in cui manca addirittura il numero legale, cioè non riescono a garantire il numero legale per garantire appunto quelli che sono i lavori della stessa seduta. E allora, sinceramente, noi per una questione di responsabilità, visto che all'ordine del giorno vi era appunto anche la presa d'atto della programmazione del programma operativo regionale 2014-2020, dopo essere stati, insomma, tra virgolette supplicati anche dal capogruppo del Partito Democratico, abbiamo immaginato fosse un po' fosse responsabile rimanere in aula e garantire il numero. Ecco, quindi il vostro, dobbiamo dire, è stato un atto di grande responsabilità, onorevole Cannizzaro, perché altrimenti non si sarebbero potuti approvare alcuni importanti ordini del giorno. Ma questo ci è stato riconosciuto dalla stessa maggioranza, dove, insomma, voci autorevoli hanno preso la parola e ci hanno non solo ringraziato, ma hanno voluto evidenziare quanto sia la loro stessa maggioranza sfaldata, disorganizzata, non riuscendo addirittura a garantire non solo il numero legale per la seduta e per rendere valida la seduta, ma anche addirittura un'unica voce o quantomeno gli stessi interventi, che siano, insomma, politici piuttosto che istituzionali, sulla stessa direzione. Una maggioranza che, insomma, vacilla un po', una maggioranza che è abbastanza sfaldata, e credo che proprio nei lavori dell'ultima seduta si sia, come dire, plasticamente ancora una volta evidenziato questo aspetto. E allora io mi chiedo, una maggioranza che è così sfaldata, non organizzata, non in sintonia col governo regionale, perché c'è una scollatura netta e chiara tra il governo, quindi l'esecutivo regionale, e l'assemblea legislativa, e allora io mi chiedo come possono mai immaginare percorsi virtuosi, come possono in maniera responsabile governare questa regione e aggredire tutte quelle che sono le criticità che attanagliano oramai da diversi anni la nostra regione. Non lo possono fare perché non vi è una compagine organizzata, non vi è una compagine che lavora in sintonia. Io ripeto questo aspetto perché credo che sia uno degli aspetti fondamentali: una compagine dell'assemblea legislativa in piena sintonia col governo regionale, composto dai assessori esterni che Oliverio, dopo le scelte inopportune e sbagliate che fece proprio dall'inizio, poi è stato costretto a tentare di rimediare con la formazione, ecco, di una giunta tecnica che, sinceramente, col dovuto rispetto per le donne e gli uomini che in questo momento la compongono, è inadeguata e incapace di capire quali sono i percorsi da intraprendere per dare anche forse un po' dei segnali di discontinuità rispetto forse anche a un passato superficiale di un'intera classe dirigente della nostra regione. Onorevole, lei spesso, l'abbiamo seguito in questi ultimi tempi attraverso anche delle iniziative personali, ma soprattutto delle note stampe che ha inviato anche alla nostra redazione e che abbiamo letto anche attraverso i quotidiani calabresi, ha chiesto a gran voce le dimissioni di Oliverio e di questa giunta regionale. È sempre convinto che la strada che porta a quel rinnovamento che i calabresi si auspicavano dopo la vittoria del centro-sinistra è sempre più in salita? Guardi, io le dico in maniera molto, molto schietta che non è Cannizzaro che in questo momento ricopre un ruolo di opposizione, allora che a gran voce, insomma, sostiene questo. Io sono portatore di istanze anzitutto dei territori, sono portatore di istanze dei cittadini. Se lei, ecco, si divertirà nel futuro, insomma, a fare una sorta di sondaggio anche di coloro i quali hanno sostenuto questa maggioranza e chiederà loro
mi riferisco chiaramente ai cittadini che hanno sostenuto questa compagine governativa, ecco, se si sono pentiti di aver votato Oliverio o magari anche gli stessi consiglieri che lo sostengono, la risposta è netta, è sì, e glielo posso assicurare. Quindi insomma non è che è Cannizzaro che chiede un po' le dimissioni. Le dimissioni secondo me sono la cosa peggiore che un'istituzione possa mai pensare, perché vuol dire dimissioni, se non per altri motivi, significa fallimento. E purtroppo noi dobbiamo registrare che questa compagine amministrativa, questa compagine governativa, già in un anno e mezzo ha registrato assolutamente un fallimento. Mi ponga la domanda e mi chieda una sola cosa di positivo, di produttivo che abbia fatto questo governo regionale nei confronti della Calabria. Ecco, onorevole, le stavo chiedendo proprio se lei se la sente, alla luce di quello che sta accadendo in Calabria, dove ci sono chiaramente tantissimi problemi irrisolti, dal commissariamento alla sanità, ai problemi dei trasporti, all'ambiente, problemi della disoccupazione, i lavoratori socialmente utili di pubblica utilità che attendono una stabilizzazione. Se lei è particolarmente soddisfatto di come stanno andando le cose, o se si aspettava qualcosa in più, e se secondo lei tutte queste problematiche possono essere risolte in chiave futura. Quanto finora l'ha soddisfatta questa giunta regionale, questo governo regionale? Ma secondo lei posso essere soddisfatto per come sta operando questo governo regionale? Ma lo chiede ai calabresi, lo chiede ai cittadini, se si sentono rappresentati anzitutto, se si sentono soddisfatti dell'operato di questa maggioranza di governo. La risposta è netta, mi pare chiaro, insomma, che non si è fatto nessun passo in avanti, anzi diversi passi si sono fatti, ma indietro. Lei citava poc'anzi l'occupazione, la mobilità in deroga, ma quanti lavoratori ancora, nonostante gli annunci anche dell'assessore, diciamo, di competenza sul pagamento della mobilità in deroga? Beh, proprio ieri ho ricevuto una delegazione di lavoratori che chiaramente in maniera mortificata, in maniera, perché vanno poi a mortificare anche quello che è il lavoro dei nostri concittadini, ancora aspettano da anni il pagamento della loro retribuzione. Allora io credo che qui questa maggioranza sta anche addirittura mortificando, perché annuncia delle cose e poi chiaramente cose che non avvengono. Lei citava poc'anzi la sanità. Allora sì, io potrei, qui abbiamo noi fatto una seduta consiliare dedicata completamente al comparto sanitario, e potrei qui raccontarle una bella storiella sulla sanità, parlando di Scura, di Oliverio, questa diatriba politica che c'è. Ma io le pongo una domanda: si può mai immaginare di parlare di sanità e parlare di Oliverio e Scura? Noi dobbiamo andare al pronto soccorso di Reggio Calabria e renderci conto qual è lo stato attuale del comparto sanitario. Una disorganizzazione, ospedali sporchi, disorganizzati, barelle nei reparti, la gente che non si sente assolutamente garantita ed è costretta ad andare fuori a curarsi, perché chiaramente non ha, diciamo, fiducia nei confronti anche di coloro i quali, devo dire, sono autorevoli medici e bravi, ma non hanno gli strumenti e non hanno condizioni ideali e ottimali per poter operare. C'è una sanità completamente allo sballo. E allora Oliverio, per giustificarsi dell'incapacità politica di questo, sostiene che il commissariamento sta danneggiando. Per carità, noi siamo contro il commissariamento in generale, ma di fatto c'è, e allora di questo noi ne dobbiamo prendere atto. Che chieda a Renzi come mai ha mandato Scura per sanare questo debito pubblico, e il quale però non si confronta per nulla con chi dovrebbe rappresentare l'intera regione, ossia il presidente della giunta regionale. Cioè, io proprio qualche settimana addietro leggevo un comunicato da parte di Scura, il quale sosteneva Oliverio non mi rivolge la parola da giugno. Cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Ma di che cosa stiamo parlando? Oliverio purtroppo arriva da una mancata opportunità, oserei dire, che è stata chiaramente dall'insediamento una sua ossessione, ossia quella di essere nominato commissario della sanità, stando dietro la porta di Renzi per settimane e settimane, quando poi chiaramente, voglio dire, nulla di fatto, perché Renzi non è in sinergia, non è assolutamente sulla stessa linea di questo governo regionale che sta governando questa nostra regione. Ma come spieghiamo ai calabresi
che la sanità non può in questo momento intraprendere percorsi virtuosi, perché non vi è assolutamente nessuna, come dire, nessuna strategia tra chi rappresenta i cittadini, quindi anche i territori come il Presidente Oliverio, la maggioranza stessa, e chi oggi è chiamato a risanare un debito pubblico, che certamente fa un lavoro tecnico, però forse magari poi insiste su strategie sbagliate, non conoscendo quella che è l'articolazione, diciamo, del territorio e dei presidi ospedalieri. Quindi vi è una diatriba, insomma, plastica, certo. Vi è una situazione assolutamente insostenibile. Allora noi per questo chiediamo a gran voce di riflettere seriamente e magari pensare anche di dimettersi in massa, per dare la parola di nuovo ai calabresi, per poter essere rappresentati e governati da una classe dirigente che realmente ha a cuore le sorti di questa Calabria. Ecco, onorevole, chiaramente l'abbiamo vista molto critica nei confronti di questa giunta regionale, dell'operato di Oliverio, a distanza di un anno e mezzo dal voto regionale, che ha visto un'affermazione pubblicitaria in Calabria. Quel cambio di marcia, secondo lei, che tutti i calabresi si auspicavano, finora non c'è stato. Ma intanto l'onorevole Cannizzaro, in chiave futura, nelle prossime sedute, che tipo di interrogazione presenterà, che tipo di opposizione farà con il suo gruppo e soprattutto come si sta organizzando il suo partito, perché so che ci sono già state anche in precedenza delle iniziative importanti. Facciamo un po' il punto sullo stato di salute anche del centrodestra e la Casa della Libertà. Guardi, io non è che sto già pensando adesso come devo oppormi alle questioni importanti alla prossima seduta del Consiglio regionale. Io mi preoccupo giornalmente di ascoltare i territori, di incontrare i sindaci, di incontrare i cittadini, di lavorare nelle sedi deputate, che sono appunto le commissioni. Altro tema scandaloso, che funzionano chiaramente a singhiozzo, le commissioni dovrebbero essere le sedi opportune dove poter immaginare le soluzioni, individuare le soluzioni che poi servono, insomma, ad aggredire le criticità. Quindi io, non per partito preso, sto già pensando a come pormi alle prossime questioni. Certamente sto già pensando, sto già lavorando come proporre, perché la nostra poi vuole essere sempre un'opposizione costruttiva, che di fatto non ha mai avuto riscontro, perché noi, ricordo sempre il mio intervento durante, diciamo, la seduta di insediamento, per me è la prima esperienza. Lei, diciamo, è uno dei consiglieri regionali più giovani, oltretutto, le faccio i complimenti, ci tenevo grazie, a precisarlo. Sì, sono il più giovane, sono il più giovane consigliere, e quindi per me è anche una prima esperienza, però mi aspettavo, perché devo dire, non sono stato il solo, approcciato con un atteggiamento costruttivo, dicendo al Presidente Oliverio, all'intera maggioranza, siamo alla 10ª legislatura, la Calabria è in ginocchio, io credo che per senso di responsabilità dovremmo un attimino tutti quanti lasciare quelle che sono le idee politiche, quelli che sono i partiti politici, un attimino da parte, e cercare di condividere percorsi per lavorare assieme. Beh, questo atteggiamento è stato apprezzato, ma solamente all'inizio, ed è stato forse accolto, ma ripeto, solamente all'inizio. Poi nei fatti non si è mai tramutato, perché questa maggioranza si è isolata per tentare di governare da soli, con delle scelte sbagliate e inopportune. Quindi io mi opporrò certamente a tutte quelle che sono gli atteggiamenti di irresponsabilità. Io mi opporrò certamente a quelle che io ritengo siano ingiustizie, ecco, politiche, e io mi opporrò e denunzierò tutte quelle che sono chiaramente le cose che non funzionano e che potrebbero funzionare in maniera, diciamo, normale, perché noi vorremmo una regione normale, nulla di straordinario. Cioè, noi abbiamo un potenziale straordinario, meraviglioso, che è appunto il nostro territorio. Quando dico il nostro territorio mi riferisco a tutta la regione, alla regione Calabria, però sfruttato a zero, allora non chiediamo la straordinarietà, chiediamo un impegno affinché questa regione possa ritrovare la normalità, che in questo momento vi assicuro che non c'è. Onorevole, sulla giunta tecnica lei si aspettava una scelta del genere del governatore calabrese, maturata diversi mesi fa? Secondo lei questa giunta tecnica è destinata a durare a lungo? Si parla di possibili rimpasti? Lei ci può anticipare qualcosa? Questa è una giunta che, ripeto, col dovuto rispetto per le donne e gli uomini che la compongono,
non ha assolutamente prodotto nulla, non ha intrapreso nessun percorso virtuoso, è assolutamente scollata con quella che è l'organo elettivo, ossia l'Assemblea legislativa, e quindi anche con i consiglieri di maggioranza. Guardi, io le faccio una battuta, glielo dico con, ma veramente è una battuta, ma di fatto risponde alla verità. Ma lei lo sa che tante volte in aula gli stessi consiglieri di maggioranza, compreso il sottoscritto, abbiamo difficoltà di capire il nome dell'assessore? Cioè, siamo a questi livelli. Ciò significa che non vi è nessuna, come dire, nessun entusiasmo, ecco, nessuna sorta di collaborazione col governo regionale. Una giunta, a mio avviso, destinata diciamo chiaramente, sicuramente mi auguro che sia destinata ad un rimpasto e che possa chiaramente coinvolgere delle forze politiche che sono stati eletti, perché poi l'errore di Oliverio qual è stato? Che nel momento in cui lui scelse una giunta, diciamo, con delle scelte poco opportune e quant'altro, e noi ricorderemo sicuramente, nel momento in cui, ecco, successero quei fatti, allora lì avrebbe dovuto, a mio avviso, attingere a quelle forze nuove che siedono in consiglio regionale, perché ci sono consigli regionali anche giovani, anche bravi, brillanti, che possono realmente dare un più fresco, più autorevole, più anche politico, perché la politica è dei politici, diciamocelo senza se e senza ma, in quanto rappresentano il territorio, e rappresentando il territorio rappresentano le istanze, capiscono bene e toccano con mano quali sono i reali problemi. Questi professori universitari che oggi siedono nei banchi del governo regionale sono delle persone sicuramente autorevolissime sul piano, ecco, di preparazione, sul, certo, piano anche, insomma, di contenuti, ma non credo che possano, come dire, intraprendere percorsi come potrebbe farli chi è stato eletto e quindi che ha anche la responsabilità di essere stato votato e scelto dai responsabili, dai cittadini, per governare in maniera responsabile. Ecco. Onorevole Cannizzaro, non siamo verso la parte finale di questa puntata di Fatti e Misfatti. Contiamo le settimane prossime di averlo nei nostri studi. Lei ci ha fatto questa promessa e saremo ben lieti di poterla ospitare per una puntata di 60 News, e così cercheremo di approfondire altre tematiche. I tempi sono stretti per questa puntata, ma abbiamo cercato naturalmente di tirare fuori quelle che sono le problematiche del momento. Le volevo chiedere, proprio nella parte finale di questa puntata, questo distacco che c'è tra la gente e la politica. Abbiamo avuto modo di vederlo anche alle ultime elezioni, tanta gente che non ha più tanta fiducia della politica. Come la commenta? Cosa sta accadendo? Cosa bisognerà fare affinché la gente possa avere più fiducia della politica in generale? Guardi, questo è un dramma, perché chiaramente riguarda tutti i punti di riferimento politici, tutti i partiti, qui non riguarda solo la sinistra è un po' di più in questo momento, perché sta governando questa città, sta governando questa regione, e certamente anche coloro i quali hanno sostenuto un momento di cambiamento pensavano di intraprendere un percorso nuovo, invece si rendono conto gli stessi cittadini che hanno commesso un errore. Non vi è assolutamente dubbio che la politica nella sua interezza ha bisogno e ha la necessità di recuperare la fiducia dei cittadini. Come farlo? È semplicissimo, dimostrare ai cittadini che c'è la voglia e il desiderio di impegnarsi seriamente per trovare le soluzioni e per capire da quali sono i punti di forza da cui partire. E io ritengo che i punti di forza da cui partire sono proprio le potenzialità che offre il nostro territorio. E allora mi viene anche, insomma, così un po' simpaticamente il pensiero a qualche giorno addietro, dove assieme a tutti coloro i quali, insomma, hanno a cuore questa nostra città, questa nostra provincia, ci siamo ritrovati, e mi riferisco a tutti i partiti del centrodestra, perché guardi, bisogna ritornare ai partiti, certo, perché è vero che i partiti hanno fallito negli anni, hanno fallito nell'intero paese, hanno fallito nei nostri territori, però è pur vero che io sostengo che i partiti sono stati sempre governati dagli uomini, allora poi forse alla fine la responsabilità è degli uomini che hanno governato i partiti. Io credo invece che ci sia l'esigenza di ritornare ai partiti con una classe dirigente nuova. L'altro giorno ho detto proprio questo, saggia, perché bisogna fare tesoro anche di quelle che sono le esperienze passate e pregresse positive. E allora io credo che con questo binomio si possa recuperare, diciamo, piano piano la fiducia dei, certo, cittadini, che la recupererai sul territorio nel momento in cui darai risposte serie, concrete, e farai apprezzare un lavoro di una classe dirigente, di una politica seria, dove dimostra quotidianamente, dico quotidianamente, perché chi decide di fare politica lo deve fare, e lo deve fare chiaramente tutti i giorni, ascoltando i territori e dimostrando un impegno serio.
poi andare nelle sedi deputate come il Consiglio regionale, le commissioni, la cominciare a ricredersi che non c'è cosa più nobile chiaramente della politica, perché la politica soltanto può far rinascere il territorio, la politica soltanto, quella bella, quella che ci crede, quella con dei valori e con delle identità, può chiaramente dare risposte al territorio, ripeto, e far rinascere un territorio dormiente, oramai sopito e forse quasi letargo, dal quale insomma noi tutti certamente dobbiamo svegliarlo e renderlo come dire, appetibile, accessibile al mondo intero. Ecco, siamo nella parte finale, in due minuti, lei è stato impegnato consigliere provinciale, abbiamo problemi con la linea, e tra poco sarà città metropolitana. Qual è il pensiero suo, Francesco Cannizzaro, che conosce tutte le dinamiche della provincia? Ma guardi, la città metropolitana, io ebbi a definire, non è un'opportunità, ma è la opportunità, forse l'unica opportunità o l'ultima addirittura opportunità che questo territorio ha da cogliere. E allora io credo che da qui a breve dovrà immediatamente, perché vedi si fanno convegnini sulla città metropolitana, se ne sono fatti tantissimi. Che servono, sì, per carità, ad animare, a sensibilizzare anche i cittadini per capire di cosa stiamo parlando, però forse se ne sono stati fatti un po' troppi. Adesso bisogna lavorare seriamente e riempire questo contenitore, che è quello della città metropolitana, di contenuti, e per farlo c'è la necessità di coinvolgere i territori, gli amministratori locali. Oggi c'è il sindaco della città di Reggio che chiaramente dovrà guidare questo processo, e quanto sarebbe stato bello se il sindaco della città di Reggio avesse una piena sinergia col presidente della giunta regionale, che tra l'altro è dello stesso partito, però questa sinergia non c'è assolutamente, è classica ed evidente che non c'è, anzi c'è molta gelosia, c'è molto distacco, e questo non fa altro che allontanare quel momento un po', come dire, di entusiasmo e forse anche di speranza che si può avere nel pensare a una città metropolitana, a una provincia metropolitana. Io mi auguro che le forze politiche, dico tutte le forze politiche, siano responsabili in questo e lavorino in piena sinergia, senza destra, senza sinistra, perché questo riconoscimento lo ha voluto la destra, lo ha ottenuto il centrodestra. Oggi lo gestisce, tra virgolette, chiaramente gestisce un centrosinistra sgangherato, e allora io dico qui non bisogna metterci il cappello, bisogna solo lavorare e dimostrare al Paese Italia che anche la Calabria le grandi opportunità le sa cogliere, e per farlo dobbiamo lavorare tutti assieme. Io mi auguro che lo spirito del centrosinistra, di Oliverio, di Falco Mataggio, tutti coloro i quali si sentono classe dirigente del centrosinistra, abbiano questo chiaramente senso di responsabilità e questo atteggiamento costruttivo. Da parte nostra ci sarà questa voglia e questo desiderio, solo così possiamo cogliere l'opportunità. Certamente. Altrimenti tra qualche anno diremo la città metropolitana è stata un'altra opportunità mancata per la nostra Reggio, per la nostra provincia, per la nostra Calabria. Bene, noi la ringraziamo di vero cuore per aver partecipato a questa puntata di Fatti e Misfatti. Le settimane prossime la ritroveremo nei nostri studi, come promesso nella puntata 60 News. Un buon lavoro, una buona serata, in bocca al lupo. Io che ringrazio voi per questa opportunità, la Locride mi sta molto a cuore, io in maniera silente ci vengo settimanalmente ad incontrare amministratori, amici, per accogliere quelle istanze, quindi sarà sicuramente una grande occasione anche tra che stiamo cercando benissimo di fare. Grazie ancora. Lo faremo. Grazie all'onorevole Francesco Cannizzaro. In diretta da Reggio Calabria, ricordiamo, capogruppo di opposizione all'interno del Consiglio regionale della Calabria per la Casa della Libertà. Tra poco il nostro TG News Fatti e Misfatti ritornerà puntualmente domani sera. Buon proseguimento con le trasmissioni di Telemia. Grazie per averci preferito.